Ha chiesto di parlare in dissenso dal gruppo il senatore Paragone. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. La scelta di puntare su Cinecittà per presentare il PNRR è stata fantastica. Questo piano è una finzione degna di Cinecittà, la pioggia di soldi è un effetto speciale. La ripresa e la resilienza sono la sceneggiatura che incanta, commuove, fa sperare, almeno fino ai titoli di coda. Quando poi scorre la scritta, i fatti e i personaggi di questo film sono frutto di pura fantasia. Allora poi bisogna fare i conti con la realtà, che è una. L'Italia sarà commissariata e lei è il commissario perfetto. Altro che ingerenze del Vaticano. Qui siamo alla svendita dell'Italia e degli italiani a favore di finanza e multinazionali. Per esempio nel PNRR, a pagina 57, abrogate. Precedentemente si parlava solo di una proposta di abrogazione. Le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva. In poche parole state condannando migliaia di famiglie a lasciare la casa prima dell'asta immobiliare. Un mutuo diventa una condanna alla disperazione. La legislatura cominciò ridando dignità ai tanti bramini d'Italia. Oggi gliela state togliendo, aggravando la situazione e truffando il Parlamento. Eccola la vostra dimensione sociale. Siete avvitati alle più cannibalesche pratiche finanziarie. Ecco dove Federico Caffè vi avrebbe inchiodati alla definizione di incappucciati della finanza. State sbattendo fuori casa famiglie e piccoli imprenditori, colpevoli di non riuscire a fare fronte ad un mutuo nel pieno dell'emergenza Covid. Li vaccinate, ma li fate morire di disperazione. Lo sguardo di Draghi sulla società è diabolico. Il vostro nuovo umanesimo è lo stesso di cui parlava Al Pacino nel film L'Avvocato del Diavolo. Vi riempite la bocca di riconversione all'elettrico, ma è solo una grande abbuffata. Arrivano i soldi per il green? Evviva! Allora finalmente le bollette saranno drasticamente tagliate perché gli oneri di sistema saranno completamente a vostro carico e non avrete più scuse. E per il lavoro? Finalmente abbatterete le tasse. Non che i riders possono essere sfruttati a norma di legge, mentre qui un collaboratore cameriere costa quasi due volte di più rispetto alle multinazionali. E con i soldi dell'Europa pagherete i debiti della pubblica amministrazione, Draghi? O almeno compenserete una volta per sempre con gli imprenditori creditori? O sarà la solita partita di giro sempre a vantaggio della pubblica amministrazione con l'Agenzia delle Entrate nella parte dello sceriffo di Nottingham? Forse vi siete calati troppo nella parte di Harry Potter e i soldi compaiono e scompaiono per magia. Ai Benetton sì e ai piccoli imprenditori no. È dal 16 giugno che un pezzo d'Italia aspetta i vostri soldi. Dopo Totò Truffa torniamo ai pacchi di Nanni Loi. Stavolta però la regia è sua.